Forte video. Avrei il piacere di uno delle tre associazioni che col suo viso all'inizio, poi inquadriamo il libro e l'ultima inquadratura. Arrivo, eh. Cosa c'è? Regista Fabrizio Tavernelli. Chi è? Fabrizio Tavernelli è un cantante. Sì, ma adesso ero con le associazioni, adesso arrivo. Sono qua, dottore. Ah, grazie, dottore. Mi fa un regalo enorme. Tanto piacere. Grazie. Bravissima. Io sono nelle... Come si chiama, dottoressa? Giulia Turrini. Una fotografia delle tre associazioni. Come si chiamano? Allora, le tre associazioni che hanno realizzato questo progetto sono Istoreco di Reggio Emilia, è l'Istituto di Studio e Ricerca Storica. Dove abbiamo un grande collega che si chiama Adriano Arati, Gazzetta Diretta. Adriano Arati, che conosco bene, saluto. E poi abbiamo AMPI di Correggio, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che nella sua sezione correggese è attivissima da tanto tempo con tanti progetti. Presieduta da Correggio? Presieduta dal signor Giuseppe Lini, che... non è al momento in vista. Invece Istoreco presieduta da, mi aiuti? Se lo sa? Non lo so, niente, non ti so dire chi sia. La terza è Casa del Popolo Spartaco di Correggio, presieduta dalla sottoscritta. Siamo, che si chiama? Giulia Turrini. Siamo una Casa del Popolo che si rifà alla tradizione del socialismo storico, quindi riprende l'esperienza delle Case del Popolo dell'inizio del Novecento. Fino ovvero che fate? E nello specifico ci occupiamo di aggregazione e abbiamo un doposcuola gratuito che mira a soddisfare un bisogno, che è quello appunto dell'aiuto nei compiti, però con la particolarità che è appunto gratuito, quindi non c'è bisogno di pagare per avere questo aiuto, e quindi si rivolge a una determinata, insomma, fascia di persone che non hanno la possibilità. Dov'è Giulia? È a Budrio di Correggio, è in frazione e via Budrio numero 24. E abbiamo quanti, anche i social, quanti diciamo, quante persone frequentanti nella storia e da quanto esiste? Allora, nella storia diciamo che come proprio soci attivi partecipanti alle assemblee possiamo dire 60-70, che si sono ovviamente succeduti per vicende private poi di ciascuno. Giulia, fondato nel? Fondato nel 2012, inizia la sua però operatività e apertura al pubblico nel 2013. Quindi abbiamo festeggiato il decennale. Mi diceva Giulia Turrini che è aperto a tutti, quindi si pensa in particolare ai non abbienti. Quante persone hanno usufruito dei servizi di questa Casa del Popolo? Allora, a livello solo di doposcuola, 200 ragazzi finora sono transitati per le mura della Casa del Popolo, più tantissime altre persone che hanno beneficiato delle altre attività, quindi laboratori, presentazioni di libri, di concerti, cineforum, e quindi non solo concentrazione sul doposcuola, ma su tutto quello che può essere aggregazione a prezzi popolari. Giulia Turrini, più donne, più ragazze o ragazzi, più bambini o bambine? Allora, in questo preciso momento più... No, nella storia. Nella storia diciamo che l'età media è sempre stata sui 25-30. Ah, quindi non bambini? No, parlo di dei soci, cioè di chi porta avanti le attività. I bambini sono sicuramente... No, i frequentatori che fruiscono del servizio gratuito. Elementari e medie. Ah. E nella storia abbiamo... cioè, e tuttora ci sono anche ragazzi delle superiori, sono meno numerosi però. Però intendo, sono più bambine o bambini o ragazzine o ragazzini o adolescenti al femminile? Allora, sono più maschi. Sono più maschi e spesso mi sento di dire anche una questione legata a volte alla maggiore difficoltà che in certi contesti hanno le ragazze, parlo in particolare di ragazzine che ancora oggi devono occuparsi magari dei fratelli nel ricevere il permesso di uscire da casa e quindi potersi dedicare un momento anche per loro, perché appunto accogliendo anche tante culture diverse, non tutte purtroppo sono magari già arrivate alle possibilità che diamo noi, insomma, le ragazze, ecco, a volte devono ancora magari occuparsi dei propri fratelli e quindi non hanno modo di frequentare così tanto il doposcuola come i fratelli maschi magari. Giulia Turrini, anche un accenno, approfitto di lei, su AMPI. Sì.
se ha qualche numero correggese, se da quanto, sa da quanto esista. Io conosco quella di Reggio, presieduta da Ermete Fiaccadori, ex presidente della Reggiana. Sì, allora ANPI nasce proprio con, cioè tutta la ANPI nasce subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi Correggio non fa eccezione, e quindi è attiva fin da dopo la Seconda Guerra Mondiale. E i numeri attualmente sono un po' inferiori a quelli di Casa Spartaco, parliamo di un direttivo di una quindicina di persone, che però riescono comunque a realizzare delle bellissime attività murales al Parco Urbano di Correggio, grafica in particolar modo negli ultimi anni, manifesti, come anche questi che abbiamo presentato stasera, sono un proseguo di un progetto che ha visto realizzare ritratti anche di tutti i resistenti, non solo dei caduti prima della resistenza di Correggio. E ha avuto un presidente storico che è Avio Pinotti. È vivente? No, purtroppo no. E ricordiamo anche a Correggio Germano Nicolini, il comandante Diavolo. Quindi sicuramente l'ANPI di Correggio ha avuto delle figure molto importanti, insomma, come presidenti, e anche figure che hanno sempre cercato di avvicinare i giovani. Ricordiamo nel 1995 Materiale Resistente, che fu un progetto che un po' per la prima volta aprì così prepotentemente ai giovani, lasciando proprio la possibilità di svecchiare un po' anche la memoria, cioè di renderla più fruibile anche alle nuove generazioni. E questo a Correggio è imperativo, ed è anche poi la cosa su cui si basa la collaborazione fra le due associazioni, più Istoreco di Reggio Emilia, che ci aiuta per la parte più storica. Ecco, ci dà un supporto. Prima di lasciarla Giulia Turini, solo perché è uscito l'ideatore, qualche numero degli aderenti nella storia all'ANPI lo può sapere? Allora, io so che i tesserati ogni anno sono circa 400 e si rinnovano, hanno più, hanno meno, però diciamo ad oggi questi sono i numeri ancora molto molto importanti, se pensiamo che comunque per forza di cose purtroppo chi ha partecipato in prima persona alla resistenza ormai insomma non c'è quasi più nessuno, quindi parliamo tutto di persone che si sentono veramente legate come ideali e quindi sono stati trasmessi veramente in modo molto incisivo. Ancora dottoressa, diceva Cineforum, quindi non tutte le attività vengono svolte in loco, quindi a Budrio. Ma abbiamo fatto anche Cineforum a Budrio in realtà, però sì, abbiamo collaborato volentieri più di una volta anche col Cinema di Correggio, e Cinecomio è la società che lo gestisce, e in collaborazione anche con il Comune di Correggio. E abbiamo ad esempio ad aprile scorso proiettato un documentario, di cui adesso mi sfugge il titolo, di un regista tedesco. Abbiamo proiettato, si chiamava Non ci è stato concesso nulla, è la storia di una partigiana, quindi donna in questo caso. All'incirca quanti eventi fate? In un anno, considerando anche le feste, perché abbiamo feste di autofinanziamento molto grandi, molto importanti, possiamo considerare che il nostro obiettivo è fare almeno un'iniziativa al mese, quando non sono due, quindi diciamo tra le 10 e le 15 iniziative all'anno.